nella sede della cooperativa La Bottega. Io sono il presidente, mi chiamo Antonio Vitulano. Siamo qui dentro in questo parco da una decina di anni ormai. Sono Laura Barbotto e nel progetto ho lavorato con il Consorzio Mestieri con il ruolo soprattutto di accompagnatore sociale. Mi chiamo Snezana Ristic, sono una nomade, o meno una zingara. Facciamo tante cose, come cooperativa sociale cerchiamo di costruire occasioni di lavoro per persone svantaggiate con cui veniamo in contatto. Nasciamo con l'obiettivo di dar lavoro a persone disabili, quindi la nostra vocazione è la disabilità intellettiva. Non è facile inserire una persona rom anche solo per un tirocinio gratuito. Grazie al cielo, insomma, la cooperativa La Bottega si è offerta e le ha dato la possibilità di fare un tirocinio occupandosi delle pulizie della sede. Avevo un po' di problemi quando sentivano che sono una zingara di inserirmi dentro degli uffici, da qualche parte, e Laura Barbotto ha avuto fiducia in me. Abbiamo cercato di capire perché, appunto, cioè affrontare la difficoltà sua nel reperimento del lavoro, e l'ho accompagnata per esempio per risbrigare tutte le pratiche per avere un conto corrente, per avere la carta flash per esempio. Insomma, è stato abbastanza difficile perché comunque anche in banca una persona rom non è ben accolta, perché sentendo una zingara che vuole entrare nel mondo del lavoro, per tanta gente è difficile accettarle finché non provano un po' di fiducia. Il mio ruolo è stato essenzialmente quello di costruire accoglienza insieme al tutor, costruire accoglienza a 360 gradi, da quello che era il comparto amministrativo a quello dell'inserimento di Svezzana dentro l'attività, e quindi far conoscere la persona a chi frequenta la cooperativa, quindi che sono le persone svantaggiate che frequentano il centro diurno e tutti i lavoratori che passano qui dentro. È un rom, per definizione, insomma, ruba, per definizione un rom non merita fiducia, e quindi, insomma, una presenza un pochino più attenta accanto a Snezzana dava la possibilità forse all'azienda di essere più tranquilla, anche se poi effettivamente le cose si sono subito tranquillizzate, c'è stata subito un'atmosfera buona. Ringraziato il Dio, piano piano hanno cambiato tante di quelle cose, che adesso vanno i nostri bimbi in scuola e noi come genitori tanti cerchiamo un lavoro, e come dicevo prima, che c'è troppo difficile finché ci mettano a lavorare. Svezzana si porta dietro questo titolo rom, no? Se sì, però per me non è niente rom, rem, ram, rum, cioè sono sigle che mi danno e mi lasciano il tempo che trovano. Sicuramente non lasciano il tempo che trovano tutti i pregiudizi che si hanno nei confronti della persona rom, però questo, nel confronto, diciamo, di quello che può essere la progettazione della cooperativa, non viene a toccare. Lei ha fatto le pulizie in questo spazio sapendosi muovere molto bene, relazionandosi con gli educatori, relazionandosi con i ragazzi. È stata lei affiancata ad un ragazzo con dei problemi di tipo intellettivo che normalmente fa le pulizie, lei ha saputo gestirlo bene, e quindi, insomma, lei stessa a dargli delle dritte che lui ha accolto, quindi lui ha accettato lei molto molto bene. Hanno dimostrato di essere proprio sinceri e disponibili quando io gli chiedevo qualcosa che non capivo, perché per me è la prima volta nella mia vita che ho lavorato, e mi hanno dato un confronto proprio forte, anche se non capivo, loro mi cercavano di farmelo capire. Dal punto di vista, diciamo, della cooperativa, rispetto degli orari, rispetto delle regole all'interno di questo luogo di lavoro, la persona è stata ad hoc completamente sempre. Il lavoro per esempio dell'accompagnatore sociale, ma anche, insomma, dei case manager, è stato anche proprio un po' teso a quelli dare loro gambe e fare, come dire, affondare le radici per creare una rete intorno, perché forse la rete è la cosa che in fondo salva di più da omettere risorse. Più di altri questo progetto qua manca nella continuazione, ci costruiscono delle aspettative nelle persone
che si chiamino Svezzano, appunto, si chiamino altri, che siano rom, che siano persone che arrivano dalla dipendenza o che arrivano anche dalla disabilità, che in qualche modo al termine del progetto è difficile andare a mettere in una condizione queste aspettative se non sono poi esaudite. Io speravo un lavoro definitivo, di averlo tutti i giorni, di averlo tutto il giorno, perché 4 mesi non so niente. E poi anche con i bambini, perché non sono da sola, sono con i miei figli. Il ragionamento che abbiamo fatto per lei è quello di capire come possiamo continuare. In cooperativa non c'è automaticamente la risorsa economica, uso questo termine brutto, brutale, per abbracciare una continuazione del progetto. L'azienda in questo momento aspetta che le amministrazioni si muovano e diano loro una risposta, perché nel momento in cui ci fosse una piccola possibilità, un piccolo cantiere nel quale far lavorare Mezzana, l'azienda è disponibile anche a procedere verso una soluzione, per dare anche un segno importante. A me mi piace lavorare, finalmente di lavorare una cosa pulita, onesta, di non fare più male alle altre persone, e sia alle altre che sia a me. Quello. Di essere una cittadina come tutti. Io credo che l'ambiente della cooperativa, che è un ambiente in cui c'è un transito continuo di persone svantaggiate, soprattutto di disabilità intellettiva, ma non solo, ma soprattutto questo, crea di fatto un clima, io uso un termine educante, un clima che permette alle persone che transitano qui dentro di captare, di recepire, di anche di educarsi a quella che è l'accoglienza. Io mi sono trovata benissimo, anche da parte di loro l'ho trovati sinceri, puliti, onesti e soprattutto non razzisti. L'ho trovati veramente con il cuore aperto. Confrontarmi con lei, quindi con Snezzana, rispetto a quelli che sono anche i pregiudizi che si portano dietro altri tipi di persone, per me è stata una cosa interessante. Cioè, se io parlassi da rumeno nei confronti di quella che è l'etnia rom, userei degli altri termini, quindi è stato molto interessante questo, per me è stato positivo. Io spero che mi danno, che ho questo futuro del lavoro, di far studiare i miei figli, di fare una vita serena e tranquilla, tutto qui. Per lei resta questo un punto che, se lei vuole continuare a frequentare, se non ci saranno delle possibilità lavorative ulteriori, comunque resta un posto aperto per lei. A tutti noi rom, di avere in se stessi fiducia nel mondo di lavoro e soprattutto con la gente che ti sta intorno, di non fare sbagli.